era un saluto al presidente che avrebbe fatto bene a presentarmi come assistente della Zona Cattolica, anche come vicario, perché sono quelle esperienze che fanno parte del proprio DNA. E un caro saluto a Ernesto, già vincente di CIPA, del suo impegno in Azione Cattolica, abbiamo collaborato insieme tanti anni fa. E poi a tutti voi che con grande entusiasmo e con grande anche testimonianza di disponibilità siete venuti questa sera a questo incontro di formazione associativa. Siamo reduci dal quinto convegno ecclesiale che si è tenuto questi giorni a Firenze. Eravamo insieme io, Francesca, la suora delle missionarie del Sacro Stato, poi insieme a noi Vincenzo e Stefania dell'Azione Cattolica e altri amici che componevamo la nostra delegazione tarantina. Io vorrei soltanto richiamarvi qualcosa per cercare di entrare anche nel tema di questa sera. Il Papa ha messo in guardia ciascuno di noi, come singoli, come comunità, da due tentazioni. La tentazione del pelagianesimo e la tentazione dell'agnosticismo. Dico, prende ciascuno di noi come singoli, ma anche come associazione, come comunità parrocchiali, quando pelagianamente confidiamo soprattutto nelle nostre capacità, nelle nostre strategie, nelle strutture, nei nostri programmi, trascurando quella che è l'azione dello Spirito. Lasciarsi permeare dallo Spirito, per noi cristiani, è forza vitale. E l'altra tentazione è la tentazione dell'agnosticismo. Questo confidare in una conoscenza superiore fatta, riservata ad alcuni, per cui soltanto alcuni possono essere in grado di attivare una presenza, per dire, significativa nella comunità, nel territorio. Allora, al di là del pelagianesimo e dell'agnosticismo, credo che lo stile del cristiano è quello della profezia. Abbiamo tanti testimoni profetici del nostro tempo, perché la profezia è la dinamica che supera la schizofrenia pastorale, la dicotomia spirituale, quello iato tra la fede e la vita. Perché la profezia trova il suo radicamento nelle esperienze e nell'incontro col mistero. I grandi profeti sono i grandi mistici. Pensiamo, questi giorni abbiamo reincontrato la Pira, Don Milani, grandi mistici del nostro tempo. Qualcuno ha avuto ancora la possibilità di conoscere un sacerdote di Firenze, Don Divo Barsotti, un altro grande mistico. E noi possiamo anche, senza peccare di presunzione, guardare a Paolo VI come un grande mistico del nostro tempo, un grande profeta. Il titolo del testo di Ernesto sembra che abbia qualcosa di veramente nuovo, perché, se mi permetti, osa perfino tentare il superamento agostiniano della doppia appartenenza. Non lo so se c'è qualche riferimento. La città di Dio e la città dell'uomo è una famosa opera di Sant'Agostino. Quella doppia appartenenza, vedete, che
tante volte è stata riportata fino ai nostri giorni. Penso che quando ho parlato di dicotomia nella nostra vita cristiana, forse quella sottolineatura di distinzione tra l'appartenenza alla città di Dio, alla città dell'uomo, non ha giovato tanto alla nostra testimonianza. Oggi Papa Francesco parla di casa comune. E penso che in quella casa comune possiamo ritrovare una nuova cifra, più che di appartenenza, una nuova cifra di incarnazione. Perché sì, il mistero dell'incarnazione è il fondamento del nostro essere Chiesa. Il mistero dell'incarnazione è la ragione della nostra testimonianza nella vita sociale. Il mistero dell'incarnazione è la motivazione anche del nostro impegno politico. Allora, pensiamo seriamente alla casa comune, a questo far parte di una sola città. Nella nostra diocesi, da un po' di tempo, si sta vivendo un'esperienza nuova, almeno per noi. Un percorso abbiamo attivato, insieme a Don Antonio Vanino, che ho visto e saluto, abbiamo attivato un percorso di formazione all'impegno sociale. E nel gruppo di coordinamento, oltre a noi due sacerdoti, abbiamo anche la presenza di Vincenzo e di altri amici che collaborano con noi. Un impegno alla formazione nel sociale. Al centro di questo percorso vi è la dottrina sociale della Chiesa. E con nostra somma soddisfazione e sorpresa abbiamo constatato come i contenuti della dottrina sociale riescono ad appassionare tutti quanti, se per i cosiddetti appartenenti diventa un momento di formazione specifica, per i cosiddetti non lontani, ma chiamiamoli simpatizzanti, chiamiamoli persone che ci guardano, ci osservano, grande sorpresa, grande scoperta la dottrina sociale della Chiesa. Il nostro arcivescovo, sapete, ci tiene tanto a questo percorso di formazione e noi facciamo leva sulla risposta entusiasta di questi giovani. Pensate, una costante nella partecipazione mediamente ai momenti di formazione almeno di 40-50 partecipanti, non solo ai momenti di formazione tucuru, ma soprattutto ai momenti di incontro con persone che nel nostro territorio hanno delle responsabilità amministrative, istituzionali di un certo livello, con i quali, ecco, abbiamo potuto interloquire e venire a contatto direttamente con quelle che sono le realtà sociali in cui noi viviamo. Quest'anno ci auguriamo che questo corso, il secondo anno di corso, qui l'attuale primo, possa essere frequentato da giovani delle associazioni, per cui approfitto di questa occasione per fare un appello. Tra poco giungerà il nuovo programma, ma soprattutto giovani che sono interessati ad assumersi delle responsabilità dirette nella vita sociale. E mi auguro, dicevo, che le associazioni possano corrispondere al nostro invito, perché, richiamando di nuovo alcuni ambiti del quinto convegno ecclesiale, abitare la città dell'uomo. Quante volte abbiamo letto, sentito, studiato i testi di Lazzati sulla città dell'uomo? Abitare la città dell'uomo è lo scopo della nostra presenza nella vita sociale.
uscire, l'altro ambito, è la condizione, è il momento che ci porta verso la comunità degli uomini e trasfigurare e realizzare la città nuova. La città nuova in cui si affermano in maniera forte la dignità dell'uomo, la centralità della persona e del bene comune. Penso che l'Azione Cattolica, che da sempre ha avuto a cuore il bene comune, la dignità dell'uomo, possa continuare ad essere esperienza di questi valori e possa anche farsi promotrice all'interno delle nostre comunità, ecco, di questa azione in uscita della comunità cristiana. Sono convinto che quando ci troviamo in un tempo che può sembrare di stagnazione, sotto la stagnazione, no? Sotto la cenere c'è sempre il fuoco, e abbiamo bisogno che questo fuoco riprenda a riscaldarci. Ed è il fuoco dello Spirito. Se apriamo il nostro cuore all'azione dello Spirito, Papa Francesco ci sta spiazzando continuamente, ci ha spiazzati anche a Firenze, ma questo spiazzare di Papa Francesco non è una moda nuova, ma è un aiutarci ad andare all'essenziale. Nel gruppo di studio che ho guidato come facilitatore, ho richiamato la Presidente Bignardi in una delle sue ultime assemblee. Ebbe a dire questa espressione: la necessità di destrutturare la pastorale. Sono passati tanti anni. Allora venivamo dal convegno ecclesiale di Palermo, invito al discernimento, per cui vedete, miei cari, con umiltà, che è uno dei sentimenti di Gesù a cui il Papa ha fatto riferimento, con umiltà, con disinteresse in tutti i sensi, disinteresse di poltrone, disinteresse di carriere, disinteresse di opportunismi, disinteressi materiali, disinteressi economici, e con gioia cristiana, con la beatitudine tipica del cristiano. Ecco, vedete, abbiamo gli strumenti perché possiamo veramente vivere una nuova primavera del nostro essere Chiesa, del nostro essere associazione. Ecco l'augurio che io faccio all'Azione Cattolica. Sapete che sono parroco e ogni tanto anch'io mi devo lasciare prendere, come ho fatto quest'anno, un po', a volte bisogna anche avere quello spirito deciso, perché la decisione ci vuole, altrimenti rimaniamo un po' lontani. Dobbiamo avere quell'entusiasmo dell'appartenenza associativa perché possiamo consentire, soprattutto alle nuove generazioni, a cominciare dai più piccoli, di crescere in un ambiente formativo e associativo che si porta dietro una lunga tradizione che, grazie a Dio, ancora oggi porta i suoi frutti. Grazie.